Una pessima GSA a più Udine ha perso in casa della Dinamica Generale Mantova nell'undicesima giornata di andata del campionato di Serie A2 Est di pallacanestro per 81-63. Tutti rimandati i bianconeri di coach Lino Lardo che hanno approcciato al match come peggio non potevano. Dopo pochi minuti, infatti, i Lombardi erano già avanti 13-0 in una partita incanalata nella giusta direzione per la formazione di coach Alberto Martellossi e nella quale la GSA non è mai riuscita a rientrare pienamente in gara. Più che incazzato, sono sorpreso dell'atteggiamento dei miei giocatori, chiaramente, soprattutto all'inizio, perché insomma. Chiaramente non siamo in un bel periodo, però ci eravamo ripromessi di entrare in campo con molta energia, con molta fame, con molta voglia, magari pensando magari che loro, venendo da una striscia di vittorie, non dico che li troviamo rilassati perché li abbiamo visti veramente in grande ritmo. E complimenti veramente a Martello e a tutta la squadra, che penso che sia una squadra che sta esprimendo il miglior basket in questo momento, e perciò mi aspettavo sicuramente almeno una reazione, un'entrata in campo di grande intensità. Perciò sono sorpreso, chiaramente un momentaccio per noi, però sai, c'è poco altro da dire. Non potremo parlare di cifre e tutto, ma c'è poco altro da dire. Senza energia, molli, non possiamo sicuramente pensare di venire a fare la partita qui a Mantova. Dispiace perché comunque la mia pallacanestro comunque esprime comunque una voglia di non mollare mai, di giocare insieme e soprattutto di grinta e di intensità. In questo momento non ci riusciamo e io chiedo comunque a nome della squadra scusa ai nostri tifosi che ci hanno seguito e a quelli che ci hanno seguito da lontano, perché chiaramente abbiamo fornito una bruttissima prova. Ma sì, ma dopo il primo quarto, 31-10, è chiaro che sì, poi la partita è stata in equilibrio, ma eravamo sotto di 20. Perciò cioè, c'è poco da salvare, nel senso, perché anche nei momenti in cui abbiamo rosicchiato qualche punto, abbiamo fatto delle ingenuità proprio perché arrivavamo un giro indietro a loro. Perciò questo sono veramente sorpreso, se andava bene la risposta, sono veramente sorpreso perché siamo venuti qua con l'idea di giocare almeno una partita tosta. E invece purtroppo l'approccio non è stato buono. Questo sicuramente è una sorpresa per me perché comunque li vedo e comunque ci tengono da matti anche loro, e perciò adesso c'è poco da pensare. Ci tiriamo sulle maniche. Domenica abbiamo una partita chiaramente importantissima in casa e spero di vedere quello che non ho visto oggi, almeno un'intensità e una fame superiore agli avversari. Vanuzza? Vannuzzo sta male, Traini sta male, hanno preso due botte, uno al ginocchio e uno alla coscia. Purtroppo Vannuzzo è già gonfio, perciò la coscia, tra l'altro aveva già preso una botta la settimana scorsa. Chiaramente sapete che ci manca anche Truccolo e Zacchetti, perciò insomma. Però niente scusanti, è chiaro, se andremo in campo in 5, in 6, in 7 bisogna moltiplicare le energie. Perciò è chiaro, adesso è un momento un po' difficile, ma chiaramente dobbiamo tirare sulla testa, chiaro, ci sta una sconfitta qui, ma non ci sta in questo modo. Tra domani e sabato lavorare sulla testa della squadra. Beh, sì, chiaramente è tanto di testa, perché non posso pensare che siamo molli così, però ci posso arrivare fino a un certo punto. È bene anche che i miei giocatori si diano una svegliata, ma chiaramente come responsabile sono sempre io, però voglio che anche loro abbiano una reazione. E ripeto, vedo, ci tengono. Poi, insomma, gran parte della squadra è il nucleo dell'anno scorso, perciò so bene quello che hanno fatto un campionato grandioso, questo è un altro campionato, e perciò li conosco bene. Bisogna sicuramente tirarsi su le maniche e lavorare. E andare in campo magari pensando poco, ma pedalando alla grande. Le scorse partite ci è mancato Coy e oggi ci è mancato Rei. Chiaramente, sai, per noi sono giocatori importanti e perciò anche questo sicuramente ha inciso. La prova di Rei chiaramente oggi è stata incolore. È logico che senza di lui facciamo anche fatica a far canestro. La Dinamica Generale Mantova di coach Alberto Martellossi ha battuto la più GSA Udine. Martello, allora, una partita che si è decisa dall'inizio, no? Con quella partenza al formicottone da parte vostra.
Sì, beh, io sono molto contento di questo, ovviamente abbiamo fatto una grande partenza, ce l'aspettavamo e ci aspettavamo però di avere delle difficoltà dopo. Quindi in questi casi non so se essere più contento dell'inizio oppure di qualche difficoltà che ci siamo posti noi, soprattutto attaccando molto poco nel terzo e quarto quarto, senza grandi idee, prendendo qualche iniziativa individuale in più. È chiaro anche che a mio avviso naturalmente tutte e due le squadre nel secondo tempo hanno cominciato a pensare alla partita di giovedì, soprattutto Udine che ha avuto anche qualche acciacco in più con l'uscita di Vanuzzo, quindi questo è normale, insomma, evidentemente. Mantova sta vivendo un periodo d'oro, ma qual è stata la chiave dopo una partenza costellata da 4 sconfitte? Guarda, io l'ho detto a quelli che ci seguono direttamente, i tuoi colleghi e i tifosi, mi era capitato già altre volte di avere delle difficoltà, di perdere le partite di seguito, però al tempo stesso non avevo mai visto una squadra lavorare con dedizione e serenità come questa, quindi era evidente che prima o poi qualcosa si sarebbe risolto. Detto questo, insomma, è chiaro anche che adesso siamo in un momento dove ci va un po' tutto bene, ma non è detto che sia sempre così. L'importante è non alzare eccessivamente le aspettative, perché comunque le cose da limare, da mettere a posto sono molte e penso sia visto anche oggi. Daniels, forse neanche tu l'hai mai visto con una percentuale da 3 punti così. Beh, devo dire che le ultime 2-3 partite è salito notevolmente in questo e comunque è forse una delle sue armi migliori. Adesso lo aspettiamo ancora un po' di più dal punto di vista dell'atletismo e anche della conoscenza del gioco europeo, però insomma sta facendo dei progressi netti. Domenica vai a Trieste. Adesso questa è un'altra grande battaglia. Noi sapevamo che queste gare così ravvicinate valgono, come dire, un tempo oggi e un tempo domenica. E quindi domenica conosciamo tutti l'ambiente di Trieste. In questo momento poi la squadra mi sembra veramente di ottimo livello, una squadra che può competere per i posti migliori, quindi deve essere una prova per noi determinante di questa stagione, ma non solo per il risultato in sé, ma anche per la mentalità, per come la affronteremo e per la durezza che metteremo in questa partita. Sarà comunque un bagaglio che ci porteremo avanti per tutta la stagione, in qualsiasi modo finisca questa gara, la prossima gara. L'ambiente bianconero, già in ebollizione per la sconfitta maturata nel turno precedente in occasione del derby al Pallarubini di Trieste contro la Alma, incassa dunque un altro KO, che se non pregiudica ancora del tutto la classifica, considerando che la graduatoria è molto corta, con 9 squadre dai 12 punti di Trieste fino ai 6 di Imola, è anche vero che comincia a preoccupare soprattutto per il livello di prestazione dei singoli, con l'americano Alan Ray fermo a 2 punti in una giornata storta. Sugli altri campi dell'undicesima giornata del girone est di Serie A2, vittoria della Segafredo Virtus Bologna contro la Alma Trieste, mentre la Contatto Fortitudo Bologna ha regolato i Roseto Sharks per 76-60. Vittoria esterna della Assigeco Piacenza sul campo della Bondi Ferrara, prossima avversaria della GSA. Ancora non convince la Tezenis Verona con coach Dal Monte in panchina. Gli scaligeri sono stati sconfitti per 78-70 dalla sempre solida Orassi Ravenna, mentre Iesi è riuscita a espugnare il palafiera di Forlì mettendo in crisi l'Unieuro, che a fine partita ha vissuto anche momenti di grande rabbia con il coach Garelli venuto alle mani con uno dei tifosi di casa. La Pro Cerchieti sale a quota 10 punti battendo la Ambalt Recanati per 78-72, mentre nell'anticipo la De Longhi Treviso aveva regolato la Andrea Costa Imola per 77-65. In classifica Treviso e Virtus Bologna fanno corsa a sé, ma attenzione anche alla stessa dinamica generale Mantova giunta alla 7ª vittoria consecutiva. La Lega Nazionale Pallacanestro ha anche stabilito i migliori 3 under del campionato di Serie A2 nel mese di novembre. Nella clip andiamo a scoprire chi siano i giocatori selezionati.
calendario di Serie A2 Est incombe già con la 12ª giornata. La GSA ha più Udine domenica al Pallalongobaldo di Cividale con palla A2 alle ore 18 affronta la Bondi Ferrara in una partita da vincere assolutamente per la formazione bianconera, anche per scacciare nuvoloni che all'orizzonte appaiono minacciosi. Tutto da seguire il match tra Alma Trieste e Dinamica Mantova, mentre la capolista De Longhi Treviso farà visita all'Ambalt Recanati e l'altra prima in classifica, la Segafredo Bologna, ospiterà la Unieuro Forlì nel sempre combattuto derby emiliano-romagnolo. Ancora una vittoria ed è la quarta consecutiva per la Delser Basket School Udine che ieri sera al Palasport Benedetti ha sconfitto la Defensor Viterbo per 68-61. 28 punti di Elisa Mancabelli e una prestazione lucida soprattutto nel quarto conclusivo hanno garantito alla formazione di coach Valdi Medeot un successo che porta Capitan Vincenzotti e compagne subito a ridosso della vetta della graduatoria. Siamo sempre al Benedetti dopo la vittoria della Delser contro la Defensor Viterbo per 68-61 con me Matilda Ciotola. Questa sera Matilda sei entrata e hai avuto un minutaggio molto più ampio rispetto al solito. Come hai vissuto la tua partita? Sì, ho avuto un ampio minutaggio anche perché la nostra play titolare aveva fatto molti falli e ho avuto l'occasione di entrare, ho dato il massimo e penso sia andata anche bene. Come commenti questa vittoria dopo comunque una gara equilibrata che ha visto Viterbo lottare quasi fino alla fine? Avete distaccato le avversarie nei minuti finali? Sì, è stata molto una gara molto difficile anche perché loro hanno pressato fin dall'inizio. E al secondo quarto abbiamo avuto qualche momento di difficoltà col canestro, è stato difficile far canestro, però alla fine la squadra è uscita fuori e anche Mancavelli con le sue triple ci ha fatto vincere. Ultima domanda per te da Udinese Doc, la prossima partita è un derby contro Sistema Rosa Pordenone, come lo vivete? Non so, penso sarà una partita molto importante per noi, soprattutto il derby, poi giochiamo in casa, quindi col nostro pubblico di fronte daremo il massimo e cercheremo di vincere. Grazie anche a Matilda e complimenti per la gara. Qui con me al Palla Benedetti, coach Medeot, dopo la vittoria della sua Delser contro Viterbo per 68-61. Un rapido commento, abbiamo visto Mancabelli, buona autrice di 28 punti, però anche la squadra è venuta fuori nei momenti più importanti. Sì, sicuramente il terzo e quarto quarto abbiamo fatto, diciamo il quarto quarto abbiamo fatto bene. Il terzo quarto avevamo un po' deciso di cambiare in difesa, avevamo avuto qualche risultato, però diciamo che abbiamo sbagliato troppo, cioè la palla girava, solo che le conclusioni non erano, erano anche buone, però non facevamo canestro, anche se fondamentalmente abbiamo segnato 70 punti, quindi il punto debole era la difesa. Sicuramente abbiamo preso questa partita non con leggerezza perché le ragazze anche dall'inizio hanno corso, fatto buone cose. È una partita sicuramente difficile solo perché giocavamo a Udine, nel senso che a Udine non riusciamo a esprimersi come fuori casa. Dopo tre vittorie di fila, Civitanova Marche, San Martino e oggi contro Viterbo, la prossima è il derby contro Pordenone. Come affrontate questo nuovo impegno, soprattutto un derby come quello contro Pordenone? Ma è un'altra partita che noi dobbiamo vincere, anche perché chiaramente andando 14 punti avremmo fatto già una buona cosa per il girone di andata. Come questa settimana in cui ci siamo allenati due volte, chiaramente giocando oggi, a me non piacciono le soste lunghe, per cui sì, adesso hanno un po' di riposo, però poi facciamo settimana piena. Io spero che l'ultima partita, oltre che vincere, cerchiamo anche di far divertire il pubblico e magari un po' di meno patema di queste ultime due partite. Grazie anche a Valdi e ci vediamo allora per la partita contro Pordenone. Mm.
nell'undicesima e prossima giornata d'andata del campionato di Serie A2 femminile, la Delser Basket School osserva il turno di riposo. Le udinesi torneranno sul parquet domenica 18 dicembre per il derby con il sistema Rosa Pollenone. Sulla spinta di Van Borut, ma anche di Ridolfi e tutti gli altri, ecco che lo Jadran ha fatto la sua partita, la partita di testa, la partita anche di concentrazione con Codroipo. Ecco, è andato tutto bene, mi pare, insomma, no? Sì, è anche vero che siamo veramente in un ottimo periodo. Abbiamo chiuso il mese di novembre con 4 vittorie e 0 sconfitte e abbiamo confermato questo buon momento anche stasera. Ci siamo tenuti al piano partita di Coach Oberdan. Sapevamo che andavamo a affrontare una squadra fisicamente molto più tosta di noi. Siamo stati bravi anche a restare concentrati, non cadere nelle provocazioni, restare lucidi anche sui forti contatti degli avversari. Penso che abbiamo sfruttato i nostri vantaggi a favore e alla fine sono arrivati i 2 punti meritati. C'è da dire che anche un po' la vostra difesa a zona, un po' loro che quest'oggi non ci prendevano da fuori, ecco, vi hanno aiutato, insomma, una percentuale veramente scadente, soprattutto nei tiri da 3 punti, con Roy sto parlando. Sì, penso che il fatto che le loro percentuali non erano proprio, diciamo, buone stasera siano dovute soprattutto ai cattivi passaggi che gli faceva fare la difesa, la nostra difesa. Direi che gli abbiamo tolto sicurezza soprattutto nel post basso, nel gioco interno. Sono scattati bene i raddoppi, anche triplicato i vari Nata, Macaro e tutti quanti. I passaggi ovviamente non uscivano puliti, anche i tiri dopo non risultavano puliti. Un pezzettino di classifica in più l'avete fatto, quindi siete, non dico ai primissimi posti, però siete lì che potete dar fastidio a tanti. Sì, peccato per l'inizio, con quelle 4 partite perse, adesso abbiamo trovato un po' il quadro della squadra. Giochiamo partita per partita, siamo giovani, secondo me possiamo dare fastidio proprio a tutti. Adesso abbiamo ancora 2 partite, una con 2 ville che penso dovrebbe essere la portata, sarà una partita tosta anche quella. E l'ultima dell'anno andiamo a giocarcela contro una delle 2 capoliste, ovvero Jesolo, andiamo a giocarci il tutto per tutto in casa. Per quasi tutto il periodo non hai avuto grossissime difficoltà, caro coach. C'è stato un momento in cui la Codroipo nell'ultimo quarto stava ritornando su, è tornata a meno 9 e tu hai subito richiamato i tuoi. L'unico momento di difficoltà forse in questa partita. Perché giocavano come io avevo paura giocassero tutta la partita. Con dei buonissimi tagli, dei lunghi, e lì con la loro mole, con la loro potenza fisica ci hanno messo in difficoltà. Per fortuna nei restanti minuti, per gran parte della partita, questo giochino non è riuscito e noi, devo dire sinceramente, li abbiamo difesi bene con i nostri 2 lunghi e poi penso di aver vinto la partita comunque sulle guardie. Sì, anche perché Ridolfi ha fatto veramente l'ira di Dio, ma insomma anche nei tiri da 3 punti avete dato molto, insomma, sfogo a questa vostra specialità. Loro hanno sbagliato molto però. Sì, sai come sappiamo come sbagliano molto, però li devi anche far sbagliare, non è che uno sbaglia. Abbiamo difeso bene, hanno avuto pochi tiri aperti. Nel primo tempo mi sono arrabbiato molto perché hanno fatto 3-4 contropiede, 1 contro 0, che con una squadra come Codroipo non ti puoi permettere. Penso che poi nel proseguio, comunque in tutta la partita, la nostra difesa è stata eccellente, concedendo veramente poco, per cui do merito ai miei ragazzi, specialmente per l'intensità difensiva, perché in difesa dimostri di essere veramente una squadra, per cui sono molto contento di questo. Codroipo ha avuto grandissima difficoltà, forse più contro se stessa che contro lo Jadran a questo punto, perché tranne i primi minuti del primo periodo, poi dopo non funzionava quasi niente, no? Sono un po' cattivo, però forse è questo l'esito. Cattivo perché semplicemente non sei cattivo, hai solo detto la verità. Siamo stati in difficoltà nella circolazione di palla in attacco, siamo stati in difficoltà nelle rotazioni difensive nell'altra metà campo. Quindi sinceramente, a parte appunto i primi minuti dove abbiamo dimostrato di poter giocare su questo campo, di poter giocare contro questa squadra che sta vivendo un buon momento di fiducia, dopo abbiamo subito, non siamo più riusciti a prendere un'iniziativa offensiva sensata, rintanandoci in palleggi che non hanno fatto altro che rafforzare la loro difesa,
mentre appunto in difesa abbiamo sofferto tantissimo sulle rotazioni, spesso c'era l'uomo libero sotto il ferro, andando clamorosamente fuori ritmo. C'è stata quindi anche una scarsa percentuale al tiro, soluzione che avete cercato tanto però. Cioè... Sì, cerchiamo tanto perché nelle nostre corde, avendo giocatori interni importanti, i tiri sul perimetro si creano. Oggi non è stata assolutamente una buona giornata al tiro, ne abbiamo segnato forse un paio di tiri da tre punti, quindi cioè, onestamente la sconfitta non sta lì, non sta nella percentuale al tiro da tre punti, perché dovevamo approcciare molto meglio la gara dal punto di vista mentale e soprattutto di intensità, sia offensiva che difensiva. Quindi lo scarto e la sconfitta non sta assolutamente nella nostra percentuale al tiro da tre punti. Diciamo, cancellare subito questa prestazione negativa per pensare al meglio alla prossima partita, insomma. Sì, è necessario fare un refresh assoluto mentale, perché purtroppo si tratta della seconda prestazione negativa consecutiva dopo la sconfitta interna con Padova, quindi siamo davvero in cerca di identità, onestamente, perché dopo due partite del genere dove abbiamo sostanzialmente subito per 35 minuti su 40, l'unica cosa da fare è rimboccarsi le maniche, farsi un bagno di umiltà e tornare in palestra sapendo che siamo una squadra che deve salvarsi e quindi non ha diritto ad alcun tipo di protagonismo o di superbia quando entra in campo. Non solo per Macron ma per tutta la squadra, grande difficoltà quest'oggi nell'affrontare questo Jadran, che sì, ha delle buoni tiratori, ha dei buoni palleggiatori, però insomma gli avete messo del vostro anche quest'oggi. Sì, venire qua è sempre difficile, è sempre un campo molto ostico, soprattutto per squadre non abituate alla categoria, a giocare contro squadre così unite che comunque creano non poche difficoltà agli avversari. Noi abbiamo provato a metterci, abbiamo cominciato a difendere il primo quarto, abbiamo fatto una discreta difesa e siamo riusciti a tenere basso il divario tra noi e loro. E dopo purtroppo non abbiamo mantenuto la continuità che poi ci avrebbe permesso di arrivare pari o sorpassare la squadra in casa. In fondo diciamo che nella circolazione ogni tanto avete avuto qualche problema, no? Sì. Loro purtroppo hanno molta difesa, sono molto bravi, ci conoscevano, noi ci siamo venuti qua, siamo stati presi un po' alla sprovvista, purtroppo oggi è andata un po' così oggi. Diciamo che ha vinto più la lotta dei lunghi voi, sì, rispetto alle guardie, dai. Sì. Tu è nata, insomma, che avete dato... Noi abbiamo cercato di dare come il massimo, come cerchiamo di farlo sempre, ogni tanto ci viene, ogni tanto non ci viene, però diciamo che loro sono comunque reparto guardie, soprattutto reparto esterni, Ivan, il fratello di Batti, di Daniel, insomma sono Daniel che tornerà in forma, sono insomma degli attaccanti molto validi. Rosselli, ecco Bader, elude il raddoppio e va con la fondata, Jalen Reynolds. Sei per tirare, Esbo, e Dennis resta su Esbo, palleggia, resta, tiro, step, che diestro! Aspetta Ravenna a inventare qualcosa, ora il pick and roll, ha un'ottima soluzione con... la schiacciata di Smith. A rimbalzo, a meglio Pellegrino. Roderick a correggere l'errore. Ma recupera Giovanni Green, va per la fondata! Lo
blocco di Sherrod, Berafuz che attacca con la mano sinistra, cerca un passaggio molto difficile per Sherrod, altra ricezione complicata, Golden ne approfitta e chioda una gran schiacciata. Sbaglia, Ferri si è preso un tiro e poi Fontanese scarica un assist a Crockett. In attacco per Roseto con Amoroso che consegna per Robert Fulz sulla difesa di Trey Golden, piccherò all'alto con Sherrod che riceve al limite dell'infrazione di passi e per la schiacciata del 82-80.